Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Non potevo non fare video d'urgenza questa sera. C'è stato un mega leaks, come si dice in gergo tecnico. Qualcuno ha fatto fuoriuscire delle immagini dei video di Rolex in anteprima, un giorno prima dell'uscita di Watches and Wonder, delle novità Rolex, ragazzi. Qualcuno ha trafugato. Io avevo i miei informatori segreti, ringrazio l'uomo che diede il cappello al Papa, non in codice ovviamente, lui sa di chi sto parlando, so che sto parlando di lui e lo ringrazio. Però ho visto che anche nel mondo qualche altro agente segreto ha lavorato e ha fatto fuoriuscire queste informazioni. Ragazzi, io vi chiedo di mettere un bel like al video per avere sempre novità. Vi dovete iscrivere al mio canale, ragazzi. Io porto sempre appena posto delle novità in anteprima, recensioni e ogni genere di cose. Vi chiedo un bel supporto, un bel iscrizione, un bel like e scrivete nei miei commenti cosa ne pensate. A parte questo, ragazzi, ormai il mondo va in questa maniera qua, purtroppo. Basta un messaggio a una persona sbagliata e quello che deve rimanere segreto così non è più. Quindi abbiamo questa fuoriuscita, questo video che è presente su Instagram, si vede su Instagram, delle novità di Rolex. Vi avevo già portato il teaser ufficiale che avevo preso dal sito ufficiale di Instagram e dal sito di Rolex. Praticamente qualcuno ha trafugato il video completo. Adesso vediamo un po', analizziamo un po' le cose. Alcune cose nel video precedente ci avevo azzeccato, altre assolutamente non ci avrei mai pensato. Iniziamo da quelle più strane che mai avrei pensato. Iniziamo con Daytona. Abbiamo quindi quelle immagini che si vedono nel teaser di quella lunetta baguette, in realtà sono due Daytona, ragazzi. Sono due Daytona, quindi con lunetta baguette, indici a diamanti. Uno uscirà con Oyster Flex e il quadrante madreperla chiaro, e i subregisti sono madreperla marrone, barra violetto, barra verde, molto cangiante, molto madreperlato. Il secondo Daytona uscirà in configurazione tutto metallo, prezioso, quindi tutto platino probabilmente, quindi sempre con gli inserti con gli indici in diamanti, la lunetta baguette. Questa volta la colorazione è, diciamo, reversa. Abbiamo il quadrante che è scuro, quindi quel marrone barra viola barra verde, e i subregistri sono madreperla chiari. La seconda cantonata che avevo preso dal vostro amico Diego, che sulle previsioni non è un grande genio, è quell'orologio che si vedeva in tutto, diciamo, tutto oro, con quel fondello, il materiale differente. Non è un fondello a vista, è un fondello probabilmente titanio, non è un Submariner celebrativo, ma è un Deep Sea in oro, con l'inserto della ghiera in ceramica blu. Un blu veramente molto bello, però un orologio molto appariscente questo, ragazzi. Quindi quadrante e inserto ghiera blu su oro e fondello in titanio. Successivamente abbiamo un Oyster Perpetual con gli indici diamantati e l'inserto ghiera zigrinata, quindi probabilmente sarà platino. Il quadrante è chiaro e il bracciale è President. Poi abbiamo, e qui ci avevo beccato al 100% perché la sfera era inconfondibile, il 1908 con quel quadrante azzurrato, quindi con cassa platino, col fondello a vista, e qua era abbastanza chiara questa immagine. L'hanno beccata quasi tutti, l'ho beccata anche io. Poi abbiamo dei Day Date con sempre la lunetta baguette col quadrante azzurro, molto soleil. Poi abbiamo lo Sky Dweller, e anche qui ci avevo preso in oro rosa col quadrante nero, e poi c'è una seconda colorazione, sembrerebbe in oro più chiaro, quindi un oro giallo col quadrante chiaro. Quindi abbiamo oro rosa e quadrante nero antracite scuro e oro giallo e quadrante azzurro chiaro. Il GMT, ragazzi, probabilmente, come dicevo, uscirà il Pepsi da produzione, ma non ci sarà Coca-Cola, quindi le bevande frizzanti non si daranno il cambio, purtroppo. È una grande delusione per me. Esce questa volta invece una colorazione con scritta GMT Master 2 e sfera GMT verde, e la lunetta è bicromatica nera e grigia. Per intenderci, ricorda un po' il Seiko 5 Sport GMT. Frecciatina. E poi abbiamo il Day Date in oro rosa e col quadrante nero. Ragazzi, abbiamo una quantità di oro, diamanti. Questi sono orologi per chi? Ma non lo so io, sinceramente. Sono orologi veramente molto appariscenti per persone molto appariscenti che vogliono farsi vedere e vogliono fare vedere il peso che hanno al polso. Io sono sinceramente contrario a queste uscite. Sinceramente non comprerei nessuno di questi orologi, ammesso che possa permettermeli. Non metterei mai un datore del genere, mi sembra rovinare un'icona, e questa volta passatemi il termine, dell'orologeria di tutti i tempi.
Io vi chiedo di scrivermi nei commenti cosa ne pensate, non mi massacrate nei commenti perché ecco, non puoi comprarli e quindi li denigri, non è solo perché non puoi permettere. No ragazzi, non li vorrei proprio questi qua sinceramente. Quindi mettete un bel like al video, iscrivetevi al mio canale, fatemi sapere nei commenti e al prossimo video. Ah ragazzi, domani probabilmente farò una live o sul mio canale o su quello di amici tipo Cesidararata o My Watches Italia, vediamo, per parlare live di tutte le novità di Watches & Wonder. Comunque in ogni caso Rolex ragazzi negativo, non ha fatto un modello che mi piace e si è anche fatto beccare in castagne, questo mi spiace però perché ormai il mondo va rotto, gli basta veramente un messaggio sbagliato alla persona sbagliata e anche una grande compagnia, probabilmente la più famosa e più importante al mondo, si è fatta fregare così. Ciao, alla prossima.